La galleria, benvenuti. Andiamo a conoscere gli angeli di Pino Deodato. Eccoli qua. A cominciare dall'autoritratto. E ancora colui che viaggia e che cerca dei mondi nuovi. E ci fa sognare ogni volta che li vediamo. Le piccole sculture preziose, i piccoli dipinti. L'artista, colui che crea se stesso, che continua a creare se stesso. Una delle sculture più affascinanti. E poi, buon viaggio con questa angeli che volano dentro queste buste e la curiosità e quindi San Tommaso a vedere che cosa c'è all'interno. Piccole sculture ancora che raccontano dei grandi sogni però. E ancora un viaggio su una nuvola, il fumatore, è un po' una sorta di autoritratto. E poi ancora una parete, il pensatoio, dove tante piccole sculture si alternano e tante piccole stanze. E ancora i sogni, rappresentati con delle piccole e grandi sfere, così come noi abbiamo tanti piccoli e grandi sogni. Beh, Pino Deodato ce li ricorda tutti i giorni e ce li fa rivivere con queste piccole pittosculture, sculture e quadri insieme. E poi adesso presento il rubacuori, colui che ruba i cuori alle persone e poi non li restituisce più. E ancora, vedete, il giocoliere che gioca con i sogni, così come se fossero tanti, tanti momenti da vivere insieme. Le finestre che si aprono nel paesaggio, la dispensatrice di sogni, ogni volta che tu la incontri ti dà un piccolo sogno che tu puoi vivere ogni volta che vuoi. E vanno e vengono, le nuvole si prendono in cielo e poi piano piano si cominciano a mangiare. E ancora, come si fa a vedere più lontano, come si fa a vedere oltre? Mangiando tante lucciole. Le lucciole servono a vedere più lontano ed è il mangiatore di lucciole per il grande Pino Deodato. Gli angeli, le sue sculture, i filosofi. Non resta altro che venire a trovarci. E allora vi aspetto in galleria.